l'attrice romana, protagonista della fiction di Rai 1. Questo nostro amore 80, racconta il rapporto con il marito, i suoi anni 80 e ricorda quando suo padre disse a Fabrizio Frizzi, te la affido. Anna Valle è in vena di chiacchiere. Ha la voce gentile e tranquilla, mentre racconta questo nostro amore 80, il 1 aprile in prima serata su Rai 1 e poi dal 3 aprile ogni martedì, dove recita accanto a Neri Marco Re nel ruolo di Anna Ferraris. La serie è il terzo capitolo della fiction, cominciata nel 2012 e ambientata a Torino. La seconda stagione si era chiusa nel 1971, con la rottura di Anna e Vittorio, Marco Re, ma il pubblico li ritroverà 10 anni dopo. Anna ha un modo di affrontare le cose in cui mi rispecchio. Top Stories è leggera senza essere superficiale. Mi è sempre piaciuto quel modo naturale di parlare con le bambine e la complicità che ha con Vittorio. Il rapporto con mio marito è simile in questo, spiega al telefono l'ex Miss Italia, oggi 42 anni e sposata dal 2008 con il produttore e regista Ulisse Lendaro, con cui vive a Vicenza assieme ai loro 2 figli, Ginevra, 10 anni, e Leonardo, 5. Come si costruisce la complicità? Penso che scatti in modo istintivo, ma va coltivata cercando di non darsi per scontati. Noi siamo aiutati dal fatto che spesso non ci sono. È un equilibrio che si cerca di giorno in giorno, a volte si perde, non è facile. Lei che mamma è invece? Non sono chioccia, né apprensiva. Sono una madre lavoratrice che parte spesso e ho imparato a lasciare andare alcune cose, come la buona e il buongiorno, è una costanza che non potrei rispettare. Non sono una di quelle che deve sentire i figli tutti i giorni, se loro mi vogliono chiamare, sanno che ci sono. Sono tranquilla perché ci sono comunque il loro papà e una tata, che è con noi da sempre. Anche saperli in una cittadina come Vicenza aiuta. In che famiglia è cresciuta? Ho un bellissimo ricordo della mia infanzia alla Dispoli. In estate andavamo in Sicilia nella casa di campagna dei nonni, era immersa in un agrumeto e sempre piena di gente, avevo 7 cugini e ci divertivamo un mondo. Poi i miei si sono separati e sono andata a vivere in Sicilia con mia madre, è stato difficile. Ma papà chiamava tutti i giorni e stavamo al telefono anche 1 ora e mezza, voleva che gli raccontassimo la nostra giornata. Che ricordi ha degli anni 80? Giocavo con mia sorella con le Barbie e guardavamo i cartoni. Io adoravo Lady Oscar, anche se era tristissimo. Ho 38 videocassette e pensi che ho chiesto a mio padre di trasferirmele in DVD. Poi ricordo Michael Jackson, Bad è la canzone che me l'ha fatto amare. In che momento della sua carriera si sente? Sempre all'inizio, anche se sono 20 anni che faccio questo lavoro, in fin dei conti è iniziato tutto nel 1995 con Miss Italia e Fabrizio, Frizzi, NDR. Ma ogni volta mi chiedo se saprò dare l'interpretazione giusta e se sarò all'altezza. Che ricordo ha di Fabrizio Frizzi? Per fortuna è stato il primo che ho incontrato al concorso, era una bella persona e ci è stato sempre accanto. Lo hanno conosciuto anche i miei. Proprio ieri mio padre mi ha ricordato che una volta siamo partiti con un gruppo di colleghi per andare a una partita del cuore. Io avevo solo 20 anni e mio papà disse a Fabrizio, la affido a te. Il prossimo traguardo. Mi piacerebbe fare qualcosa al cinema che mi faccia innamorare, con uno dei miei autori preferiti, come Muccino, Crialese, Birzì. Sono cresciuta con Bertolucci, ma ormai è difficile lavorare con lui. Il mio sogno sarebbe fare un film con Tarantino, non si sa mai. Suo marito fa il regista, l'ha diretta nel film L'età imperfetta. Come avete vissuto le accuse di molestie delle attrici? Abbiamo cercato di sdrammatizzare, visto che lui mi dirigeva, sono stata sedotta anch'io. Scherzi a parte, non mi sono piaciute le critiche alle donne che hanno denunciato gli abusi dopo anni, sono dalla loro parte. E mi dispiace che in Italia non ci siano state conseguenze concrete, dovremmo ascoltare di più queste donne. Per fortuna, a me non è mai capitato. Certo, bisogna fare una distinzione, alcuni hanno sfruttato lo scandalo per andare sotto i riflettori.
Le manca Roma, sì, vengo spesso per lavoro ma non ho molto tempo libero, mi mancano le lunghe passeggiate. L'altro giorno ero a Roma e ho lavorato tutto il giorno. La sera mio padre è venuto a salutarmi. La prima cosa che gli ho detto è stata, per favore, camminiamo. Senza orario e senza meta, poi ci fermiamo dove ci va? Chrome Social.